Pugilato, nuovamente ben trovati da Fabio Panchetti e Alessandro Duran. E arriva il momento che può valere insomma una carriera, il momento più importante della carriera sin qui di Giovanni De Carolis. Siamo nella tana del campione, nella tana del nemico a Karlsruhe di Flecherstadt, la città del ventaglio, così chiamata per la sua conformazione urbanistica. Siamo in casa del campione, il giovane Vincent Feigenbusch, ragazzo del 95, un personaggio molto conosciuto a Karlsruhe. Tra i suoi supporter c'è anche Regina Almich, un mito del pugilato femminile. Ma cominciamo dallo sfidante, da Roma, Giovanni De Carolis. Eccolo qua, del 1984, numero 10 del ranking IBF, 13 in quello della WBA. Fa parte della Buccioni Boxing Team, 23 vittorie, 11 prima del limite, 5 sconfitte in carriera. Là dietro c'è il suo manager Davide Buccioni con tutto il clan, ecco il maestro Italo Mattioli, percentuale di KO del 39%, 28 match in carriera, 181 round boxati fino al 2010 nei pesi medi, poi è passato nei super medi dove ha disputato sin qui 12 match, vincendone 11 e perdendone uno solo. Ha conquistato il titolo del Mediterraneo WBC, l'internazionale della WBC, poi l'intercontinentale IBF, difeso una volta, nel mezzo anche la sconfitta in Germania contro il fortissimo Abraham per il titolo intercontinentale WBO. In maggio ha difeso l'intercontinentale IBF dominando Alin Diaye ed è stato il match con il quale abbiamo aperto la grande notte della box di DJ TV. Quest'oggi è sicuramente il match più importante della sua carriera, Alessandro, credo, per De Carolis, che tu insomma hai avuto modo di vedere tante volte all'opera, un pugile insomma costantemente migliorato. Quest'oggi è il match più importante per lui in assoluto. È un pugile De Carolis che è in crescita, arriva a questo appuntamento nel pieno della maturità. L'impresa sulla carta non è proibitiva, ma è sicuramente in salita. Combatte contro un avversario molto forte, soprattutto dal punto di vista fisico, in casa sua, però Giovanni De Carolis è un ragazzo molto solido anche dal punto del vista caratteriale e quindi può centrare l'impresa. Due pugili romani hanno tentato il mondiale all'estero, romani come De Carolis. Nel 2000 a Berlino Sandro Casamonica fu mandato KO tecnico al nono round da Grigorian. Nel 2014 in Messico Domenico Spada fu sconfitto per KO al decimo round da Marco Antonio Rubio, in palio l'interim WBC dei pesi medi. Tanta gente, tutti venduti, se non erro 6.000 biglietti almeno messi per questa sera. Feigenbusch che sta per salire sul ring per la prima volta in carriera, combatte nella sua città, nella sua Karlsruhe. Un ragazzo che ha compiuto da poco 20 anni, lo chiamano Prince KO, il principe del KO. D'altra parte 20 vittorie, una sola sconfitta, con 19 successi prima del limite per questo pugile giovanissimo. È alto meno di De Carolis, 5 cm in meno, 179 contro 184, 6 cm in meno di allungo, 180 contro 186. Ha cominciato giovanissimo, a 16 anni e 3 mesi, esattamente nell'anno 2011. L'unica sconfitta al secondo match della sua carriera, per cui dopo quella sconfitta una striscia di 20 match tutti vinti, 19 dei quali prima del limite. Direi una striscia impressionante. L'attuale numero uno del ranking WBA, chi vince questa sera probabilmente affronterà il vero e proprio campione, ovvero colui che vincerà tra Chudinov e Sturm, perché la WBA ha imposto a Chudinov la difesa obbligatoria contro Sturm, altrimenti sarebbe stato Feigenbusch ad incontrare Sturm. Ha conquistato il titolo ad interim che quest'oggi mette in palio assieme a quello mondiale GBU, che insomma facciamo finta di non considerare. Ha conquistato in luglio sconfiggendo Reynoso per KO tecnico. Dicevo che è già un personaggio a Karlsruhe. Regina Almich, un mito del pugilato al femminile, gli ha regalato una delle sue cinture mondiali sperando che sia di buon auspicio. Lui vuole diventare il più giovane tedesco della storia a conquistare il titolo mondiale. Il record è sin qui di Felix Sturm, che diventò campione WBO a 24 anni, 7 mesi e 18 giorni. Inno di Mameli per Giovanni De Carolis.
Tutto per intero l'inno di Mameli per un concentratissimo Giovanni De Carolis. E adesso naturalmente Deutschland über alles per Vincent Feige in Butze, i 6.000 della DM Arena. Totale coinvolgimento della DM Arena per il beniamino di casa Feige & Butz, lo considerano tanti addetti ai lavori la nuova stella della box tedesca. L'ho visto combattere nel match che ha sostenuto a fine marzo, ho avuto l'impressione insomma di un pugile estremamente votato all'attacco, che ha un pugno effettivamente molto pesante. L'ho visto anche di tanto in tanto insomma un po' aprirsi, un po' esagerare. Deve Alessandro, ecco, De Carolis sperare anche un po' proprio nella giovane età dell'avversario, nel fatto che combatte in casa per la prima volta e magari potrebbe tendere ad esagerare un po', visto che è nato per attaccare sul ring. Sì, Feige & Butz è un pugile molto forte fisicamente. De Carolis sicuramente dal punto di vista tecnico, secondo il mio parere, è superiore. E ti dirò che dai volti dei due pugili durante gli inni mi è sembrato molto più tranquillo De Carolis che il suo avversario, che l'ho visto molto emozionato. Combatte in casa, non ha mai combattuto in casa, questa è la prima volta che fa un match a Karlsruhe, il match peraltro più importante, il primo nel quale insomma difende un pezzo di titolo mondiale davanti a un grande pubblico. È sempre un'emozione grande, e quindi De Carolis secondo il mio parere potrebbe fare la grande sorpresa e portare a casa una vittoria. Ho avuto modo, ecco, di scambiare delle impressioni in questi giorni con Giovanni, insomma, grazie ai social network, insomma, in particolare a Facebook. Gli ho detto insomma le mie impressioni, non sono un tecnico, però mi ha colpito Feige & Butz anche per un fisico molto particolare, alle scapole decisamente in fuori, si butta avanti delle volte, sembra addirittura insomma correre sul ring. Però l'ho detto a Giovanni, è forte, molto forte. Qualche volta si apre, insomma esagera nell'attaccare, chissà che Giovanni insomma non possa sorprenderlo come fece ormai 3 anni fa contro Blas Martinez, il match che un po' lo ha lanciato sulle ribalte internazionali. Sorprese questo spagnolo molto muscolato che partiva anche favorito mi pare nel terzo round con un gancio destro micidiale. È un pugile poi insomma maturo, credo, ecco, questo si può dire, arriva a questo match il più importante della sua vita, Giovanni, io credo nel momento giusto, per nulla logoro, assolutamente insomma maturo al punto giusto per un impegno come questo. Ma Giovanni è un pugile in crescita, le ultime prestazioni sono state molto convincenti e lo vedo molto sereno, molto tranquillo. Ripeto che dall'impressione che ho avuto durante gli inni nazionali e nello sguardo al centro del ring tra i due pugili, sia molto più sereno il nostro pugile che il suo avversario, quindi questo mi dà la speranza che Giovanni De Carolis possa compiere una grande impresa. È in assoluto il secondo italiano a tentare il mondiale super medi WBA. Tentò nel 91 Vincenzo Nardiello, che fu sconfitto all'11° round per KO in Francia a Bercy da Victor Cordoba. Iniziato allora il match, 12 round naturalmente, subito cerca di mettere un paio di colpi De Carolis, si presenta insomma facendo vedere all'avversario che ha personalità, calzoncini gialli per De Carolis, calzoncino nero per Feige & Butz, lo vedete con
sembra non una gobba, ma insomma un fisico molto strano. È provato a entrare col due volte col sinistro De Carolis. È molto importante l'inizio del combattimento e De Carolis, come hai detto tu, deve dimostrare personalità, bravissimo, sta tenendo lui l'iniziativa, deve tenere a distanza il suo avversario e anticiparlo con la sua migliore tecnica. Sinistro e destro a provare ad andare sotto e sopra da parte di De Carolis, avvio tutt'altro che furibondo, anzi molto guardingo, è un po' teso il giovane Feigenbutz, almeno insomma dà questa impressione. Ancora De Carolis che lo porta verso le corde, chiuso a riccio Feigenbutz, per il momento in assoluta attesa, ha cercato un varco, è andato però un po' basso con il gancio sinistro De Carolis. E invece Feigenbutz non si è praticamente ancora mosso, tira fuori ora il primo diretto sinistro, la risposta con il destro di De Carolis, col montante destro a cercare anche il corpo dell'avversario. Prova col destro De Carolis. Gancio sinistro di De Carolis. Buono, buono, l'iniziativa per il momento ce l'ha il 31enne pugile romano, allunga il diretto destro di De Carolis. Destro di De Carolis. Preciso, si lamenta Feigenbutz, dice che è stata una scivolata, ma il pugno è arrivato nitido a segno. Conteggio. E c'è il latteramento. Viene contato Feigenbutz. Viene contato Feigenbutz. Grande inizio di match da parte di De Carolis. Molto insiste, bene. Insiste Giovanni, una gran bella prima ripresa da parte del 31enne pugile romano. Il match è lunghissimo. Non è il caso di esaltarsi ancora per così poco. Però buona via. Ancora De Carolis a due mani. Tiene lì contro le corde Feigenbutz. Anche col sinistro sotto. Feigenbutz che fa segno, non mi hai fatto nulla. È molto molto nervoso il diretto destro del ventenne tedesco, attenzione perché ha un destro pesantissimo che lo porti in diretto, in gancio, insomma in montante, sa fare molto male agli avversari. Viene dentro ancora De Carolis, vuole chiudere all'attacco il round, può essere una ripresa da 10 a 8 addirittura, no, questa è per una De Carolis. Ripresa da 10 a 8 per De Carolis, c'è stato un atterramento chiaro, nitido, con un gancio destro preciso. De Carolis ha atterrato l'avversario e non mi sono sbagliato, lo sguardo nei pugili è molto importante, grande avvio. E si è visto che Feigenbutz è molto teso, molto, sente molto questo gol. Lo ha sentito e come, non è affatto scivolato. È proprio andato giù. E rivediamo, guarda, guarda. Sì, sì, sì. Si irrigidisce per un attimo la gamba sinistra. Poi fa del cinema. Partito piuttosto male il Prince KO, il principe del KO. Però ripeto, siamo soltanto al primo round. Mi sembrano molto nervosi anche all'angolo di Feigenbutz. Non si aspettavano un avvio così in salita, con un De Carolis che ha preso l'iniziativa e sta dimostrando grande personalità. Secondo round, è iniziato alla DM Arena. Feigenbutz, ricordo ancora, mette in palio il titolo mondiale ad interim WBA dei pesi supermedi. Subito in velocità ha provato il tedesco di forza, però De Carolis lo riporta verso le corde. Deve mettere insomma in gioco anche sul ring quest'oggi la sua esperienza, anche insomma la sua maggiore stazza, un po' più pesante, ha una struttura muscolare più importante rispetto a quella dell'avversario, a 5 cm in più di altezza. Lavora col diretto sinistro, che ha dato due volte a segno col destro De Carolis. Ancora cerca con il gancio destro il pugile romano, vuoto Feigenbutz e continua invece ad andare sempre a bersaglio il nostro Giovanni. In attesa De Carolis. Ancora il gancio destro di De Carolis. Lo legge con grande fatica e lo contiene con grande fatica questo gancio destro di De Carolis Feigenbutz. E poi a cercare anche il corpo dell'avversario, altro destro dritto.
portata da De Carolis. Siamo quasi a metà del secondo round e ultra contratto Feigenbutz, adesso anche delle insicurezze addosso dopo l'atterramento che ha subito e che non si aspettava nel primo destro round del, sì. Del pugile tedesco che ha dato segno, replica del, col diretto sinistro De Carolis in costante anticipo. De Carolis è già dentro il match, lo era probabilmente da, già da quando era negli spogliatoi, forza poi col gancio sinistro. E io credo comunque che Feigenbutz non abbia sino ad oggi mai affrontato un avversario del calibro di Giovanni De Carolis. Diretto sinistro, ancora a bella forzare. Serie a due mani di De Carolis. E siamo nell'ultimo minuto del round 2. Non c'è stata, ecco, la grande riscossa che c'era da attendersi, che c'era da temere da parte di Feigenbutz. Qui a vuoto, peccato, con il destro va sopra De Carolis. Sinistro di De Carolis che è andato a segno, ancora. Un altro gancio destro che riesce a parare parzialmente ma comunque in ritardo Feigenbutz, non irreprensibile dal punto di vista difensivo. È un'altra bella ripresa per il nostro pugile. Ancora si incrociano i diretti sinistri. Gli ultimi secondi alla carica ancora col gancio destro. Qui lega con esperienza, fa passare ancora qualche secondo De Carolis. Montante sotto e sopra di De Carolis con il sinistro sul suono del gong. Un'altra ripresa che secondo me De Carolis si è aggiudicato. E allora un avvio assolutamente promettente quello del pugile romano, il terzo pugile romano insomma che tenta il mondiale all'estero. Sentiamo un attimo l'angolo di Feigenbutz, come va? Ah, controllate l'occhio sinistro. No, non è nulla, dicono dall'angolo. Sono molto preoccupati, sì, all'angolo. Vuoi qualcosa da bere? Vuoi un po' d'acqua? Sì, sì, parlano col contagocce. Sì, a frasi smozzicate sono, hai ben detto, vedo proprio sembra quasi che siano senza fiato. Non sì. Si aspettavano un inizio così difficile e complicato per il loro pugile. De Carolis sta dimostrando grande personalità. Lo ripeto, è un pugile che è in crescita, è un ragazzo intelligente, consapevole delle proprie forze ed è andato in Germania consapevole che è un incontro che può vincere. E siamo alla terza ripresa, partito assolutamente bene De Carolis, ancora a due mani, c'era stato un tentativo col montante destro da parte di Feigenbutz, un Feigenbutz che non trova per il momento modo di fare quella box ultra offensiva che gli ho visto fare contro Kelemen, insomma a marzo, e che è nel suo DNA. Col gancio destro ha cercato De Carolis, attenzione la reazione di Feigenbutz. Deve stare attento agli incroci De Carolis. E prima o poi insomma si dovrà svegliare Feigenbutz. E sale alto l'urlo del pubblico, gioca in casa proprio nella sua Karlsruhe, ma per la prima volta in carriera questo gli accade. Non è poi De Carolis con un pugile che si butta avanti e che dunque si offre troppo, e questo magari può fare il suo gioco e creare delle difficoltà a Feigenbutz. Peccato, appena largo il gancio sinistro sopra il destro di Feigenbutz da parte di De Carolis. Il sinistro improvviso di Feigenbutz ma sul guantone di De Carolis. È molto attento De Carolis, tiene la guardia molto alta, i guanti a protezione del viso. Metà del quarto round. È il vuoto, il montante bello destro. Bello il calcio destro di De Carolis. Ancora perfettamente a segno. Ricordiamoci insomma che siamo in Germania, in casa del nemico. È il diretto sinistro di De Carolis, naturalmente poi noi ci auguriamo, nel caso il match finisca ai punti, che il verdetto rispecchi insomma perfettamente l'andamento del match. Vincere in Germania è sempre difficile, però con un andamento di questo genere De Carolis può compiere l'impresa. Qui intanto il pubblico insomma si esalta, ma era andato solo parzialmente a segno col suo diretto destro Feigenbutz.
il diretto sinistro che cerca di mettere il tedesco, poi pericoloso con il destro, ma riesce ad andarci sotto qui Di Carolis. Qui è arrivato il diretto sinistro di Feigenbutz. Ultimi 30 secondi del round. Montante sinistro, quantomeno parzialmente entrato per Feigenbutz. Era Feigenbutz che sta cercando, insomma, con pazienza di mettere colpo su colpo. Destro al corpo di Feigenbutz, che ha un po' sentito De Carolis. È arrivato a segno preciso questo montante destro da parte di Feigenbutz. E questa è una ripresa che il pugile tedesco si è giudicato. Si va ad aggiudicare. Meno male è riuscito a tenerlo quel montante destro De Carolis, a non andare al tappeto, ma giustamente, come appena sottolineato Alessandro Duran, questa è una ripresa per Feigenbutz. Si è svegliato il giovane tedesco Iron Junior, insomma il ragazzo d'acciaio. Ecco, preciso questo montante destro d'incontro che ha messo in difficoltà De Carolis. D'altra parte, insomma, Feigenbutz non è l'ultimo arrivato, molto giovane, ma insomma già molto quotato. Sì, non ha affrontato ancora probabilmente in carriera i migliori. Ripeto, credo che De Carolis sia il cliente più duro che trova sulla sua strada, però è il campione ad interim in carica. Se vince quest'oggi, insomma, si batterà poi a questa età per il titolo mondiale. Lui vuole diventare il più giovane campione del mondo nella storia della box per ciò che riguarda un tedesco. Il più bravo è stato sin qui Felix Sturm, che ci è riuscito a 24 anni nel 2003. Quarta ripresa. Speriamo che, insomma, De Carolis intanto gli sfili quest'oggi questa cintura di dosso. Sarebbe, insomma, un'impresa, credo che sarebbe forse la vittoria dell'anno per un pugile italiano. Attenzione al primo destro di Feigenbutz, che ha fatto piegare per un attimo le gambe a De Carolis. Bravo De Carolis, che dà dimostrazione di grande carattere replicando immediatamente. Accetta la battaglia, si sta infiammando il match, sta diventando ora un'aspra battaglia colpo su colpo. Il diretto sinistro in anticipo per De Carolis. Qui ancora arriva prima il diretto sinistro di Feigenbutz, che si è un po' sciolto rispetto all'inizio del match, è diventato più rapido. Deve continuare a bossarlo alla distanza De Carolis, non accettare gli scambi alla corta media distanza, dove la potenza di Feigenbutz può avere la meglio. Si è reso comunque conto Feigenbutz, insomma, di avere di fronte un avversario diverso, ad esempio da Kelemen, che dominò attaccandolo, insomma, sin dal primissimo secondo. Tanto lavora qui bene col sinistro Feigenbutz. E ancora carica bene questi due diretti sinistri il pugile tedesco. Il corpo di Feigenbutz. La reazione di cuore da parte di De Carolis, costretto comunque a soffrire anche in questa ripresa. Viene avanti ora De Carolis. Destro che è andato a segno da parte di De Carolis. Dalle corde il sinistro, si ha perso il paradente sul gancio sinistro di De Carolis. Feigenbutz. Sì, qui non ho visto, mi pare che non ci sia stata una volontarietà. Però insomma, da tenerne naturalmente conto anche di questo. Adesso il match diventa una battaglia. Feigenbutz si è sciolto. Eh sì, e comincerà a caricare un po' tutti i colpi. Bello! Dentro di De Carolis. Terribile! Cosa ha tenuto Feigenbutz? Ma in netta difficoltà. Di colpi. È in grande difficoltà Feigenbutz, è riuscito a rimanere in piedi su questo destro terrificante di De Carolis. E qua i 20 anni sono venuti in soccorso. 40 secondi al termine del round, si è fatto di nuovo sorprendere Feigenbutz, che adesso è costretto a legare. Sta facendo un grandissimo match Giovanni De Carolis, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ancora bella serie a due mani, entra con un paio di colpi De Carolis, che poi di forza tiene con schiacciato lì all'angolo Feigenbutz. Cerca ancora di liberare il gancio destro, una decina di secondi al termine della ripresa. Match bellissimo ad ogni modo a Karlsruhe. Ancora il destro di De Carolis, quello di Feigenbutz anche.
è una ripresa che durissima. Aveva lavorato molto bene Feigmunds per il primo minuto e mezzo, ma poi quel destro di De Carolis ha fatto girare la ripresa dalla sua parte. Ci auguriamo. Ha messo in netta difficoltà Feigmunds, che ha piegato. Guarda cosa ha tenuto Feigenbusch. Qua i 20 anni gli sono venuti. Come davvero in soccorso. Come ha fatto? Pugile integro, guarda che precisione, come è arrivato questo montante destro. E guarda come ha tremato Sauerland a bordo ring, quanta preoccupazione c'è. Naturalmente fa parte della prestigiosissima scuderia di Wilfried Sauerland anche Vincent Feigenbusch. Sentiamo l'angolo ancora. Lo sai che siamo alla sesta? Questo hanno detto a Feigenbusch. Hai l'ordine di lavorare, a domani. A domani, stanno prendendo coraggio all'angolo di De Carolis, ma insomma non siamo in realtà alla sesta. Siamo, no? Alla quinta. Siamo alla quinta. Forse ho capito allora male, io intendevano magari qualcos'altro. Quinto round appena iniziato. Il pubblico tutto naturalmente per Feigenbusch. Si rannicchia. Adesso De Carolis, vediamo se Feigenbusch insomma è riuscito, è molto giovane e fresco nel minuto a recuperare, nel minuto insomma di intervallo a recuperare dal terribile gancio sinistro che è riuscito a tenere. Sarebbe stata altrimenti, poteva essere un'altra ripresa da 10 a 8 come la numero 1 per De Carolis. De Carolis ha dimostrato di essere un pugile di livello internazionale, lo aveva già dimostrato in passato anche quando andò in Germania e perse da un campionissimo come Abraham. Non sfigurò e lo impegnò per una gran parte dell'incontro. Ce la può fare Giovanni, insomma guai cantar vittoria. Il diretto sinistro buono, anche ben stampato, caricato da De Carolis. Di prima intenzione col destro, fingendo invece di portare il sinistro De Carolis. Hanno ragione all'angolo che gli suggeriscono di alzare, di tenere il ritmo alto. Feigenbusch va in difficoltà quando De Carolis porta 4-5 colpi di seguito. Ancora provato qui forse da troppo lontano con il gancio destro e il pugile romano. Ma adesso Feigenbusch lo teme, non si butta affatto avanti. Sin qui insomma l'ombra del pugile ancora, intanto nell'incrocio pericoloso è uscito meglio De Carolis. Non è quel pugile votato all'attacco, ecco, che avevo visto all'opera. Credo per merito di De Carolis. Prova ancora col gancio destro, insomma per due volte fa bene ad insisterci. Destro dritto appena largo per De Carolis. Molto bene De Carolis, destro di Feigenbusch preciso, sì, secco, questo ben tenuto da De Carolis. Ha provato il montante destro, adesso sta caricando tutti i colpi Feigenbusch. Sì, cerca di rimanere sotto, poi bellissimo si rialza De Carolis. Fase del combattimento, riesce in qualche modo a sottrarsi a questo assedio di colpi che continua. Destro di Feigenbusch, terribile calcio sinistro di Feigenbusch, resta in piedi De Carolis. Ancora il destro di Feigenbusch che ha dato il segno. Come un car armato adesso Feigenbusch. De Carolis che cerca di limitare i danni, il terribile diretto destro di Feigenbusch che cerca di entrare col montante sinistro, poi con quello destro una bolgia alla De Marena, ancora il destro di Feigenbusch. Incrocio di destri, una bellissima ripresa. Insiste Feigenbusch. È una ripresa che Feigenbusch si aggiudica in maniera chiara. Sicuramente è stata questa la sua miglior ripresa, un match meraviglioso sino a questo momento alla DM Arena, durissimo per entrambi, può fare la differenza anche insomma la miglior preparazione atletica. Un bel destro di De Carolis, sinistro di Feigenbusch. E poi sì, grande parte finale. È questo destro preciso. Ho provato poi a schivarlo in tutti i modi, ma è arrivato bene, misura perfetta, riprendono coraggio, ritrovano la voce all'angolo di Feigenbusch adesso. Tutti e due i pugili hanno dimostrato di essere molto solidi e di tenere i colpi, hanno subito colpi precisi
sono andati in difficoltà ma hanno recuperato immediatamente, a dimostrazione di una grande solidità fisica e mentale. Un gran bel match, sesta ripresa, siamo quasi a metà alla Dem Arena di Karlsruhe con Feigenbutz che mette in palio il titolo mondiale ad interim dei super medi per la sigla WBA. Stiamo assistendo a un bellissimo combattimento, a un match vero, a un match di livello internazionale. Partito anche questo round 6. Dal largo con il gancio destro aveva provato De Carolis, ora Feigenbutz è diventato più attento sul gancio destro di De Carolis che riesce insomma a contenere meglio. Attenzione al diretto sinistro che però striscia appena sopra il bersaglio. Prova a continuare a venire un po' avanti De Carolis, un attimo calato il ritmo, è stata d'altra parte una ripresa la numero 5 bellissima, davvero, con scambi intensi da tutte e due le parti. Una presenza importante quella di De Carolis sul ring, questa sera sta dimostrando che il pugilato italiano è vivo. Prova ad allungare il diretto sinistro, rischia sul montante sinistro dalla corta distanza dalle corde di Feigenbutz, lo tiene lì, gli continua a far sentire insomma la stazza e fa bene, deve far leva anche su questo. Peccato il appena fuori misura questo diretto destro che aveva molto caricato De Carolis. All'angolo gli suggeriscono di attaccare lui e hanno ragione, perché Feigenbutz è pericoloso quando attacca ed è molto più debole quando viene attaccato. Il destro di De Carolis è andato a segno. Ancora poi cerca col diretto sinistro. Ancora prova a distendere il gancio destro, corto però De Carolis che cerca di avere più lui l'iniziativa. Bravo, quindi etreggia alla grande, non si fa sorprendere. Ripresa insomma di stallo sin qui questa numero 6. Bello il calcio sinistro di De Carolis. Chiude bene De Carolis. Lavora, cerca di lavorare dalle corde, lo rimette lì De Carolis a Feigenbutz. Attenzione al montante destro cortissimo di Feigenbutz. Una ventina di secondi. Ah, ancora due mani Feigenbutz. Torna su De Carolis, deve aver sentito un po' quell'ultimo montante gancio sinistro dalla corta distanza. Destro di Feigenbutz, sì, che ha dato sì, segno. Maligno. Cerca di replicare De Carolis, ma è il pugile tedesco che in questi ultimi secondi sta lavorando con dei colpi precisi. Gancio sinistro di De Carolis. Altro finale intensissimo di ripresa. Ripresa forse la più equilibrata di tutte. E leggermente un vantaggio Feigenbutz forse alla fine se l'è presa. E qui rivediamo qui questo gran bel montante sinistro di De Carolis, ma non c'è stato insomma soltanto il pugile romano in questo round, c'è stato ancora terribile questo gancio sinistro sulla tempia. Bravo De Carolis a tirarsi su in qualche modo, insomma a non finire giù. Stiamo assistendo a un bellissimo combattimento, un De Carolis superlativo che sta dimostrando che è un pugile di livello internazionale, che vale i primi posti della graduatoria mondiale, e speriamo che un match di questo livello possa poi concludersi con la vittoria del nostro campione, che sarebbe veramente una boccata d'ossigeno non solo per lui ma per tutto il movimento pugilistico professionistico italiano. Entriamo nella seconda parte del match, previsto naturalmente sui 12 round, potrebbe, ma insomma usiamo il condizionale, essere in leggerissimo vantaggio De Carolis. Il match insomma è molto bello sin qui ed è aperto assolutamente a ogni epilogo. Certamente è cresciuto rispetto al disastroso per lui primo round Feigenbutz, la ripresa nella quale si è fatto spedire al tappeto da un terribile gancio destro di De Carolis. D'altra parte questo ragazzo di soli 20 anni e un mese, è del settembre del 95, ha 20 vittorie, 19 delle quali prima del limite, una sola sconfitta rimediata al secondo match in carriera. Insomma in striscia positiva di 20 match, 19 dei quali vinti prima del limite. Insomma numeri impressionanti, considerando poi anche l'età.
Feigenbusch ha pagato sicuramente lo scotto dell'emozione a inizio combattimento. Attenzione, destro di Feigenbusch che è andato a segno molto pesante, facendo insomma anche il passo avanti, e a mani molto pesanti e con il destro riesce ad essere talvolta devastante Feigenbusch. Combattere in casa a 20 anni per un titolo importante davanti a un pubblico del genere, è normale che uno paghi l'emozione. È un po' l'ha pagata insomma nel primo round. Attenzione ancora a questo destro a cannonata da lontano di Feigenbusch, riuscito però a schivare De Carolis. Ci sono anche dei sostenitori di De Carolis in platea. Viene dentro De Carolis e prova a stare lì, ma si fa spazio qui bene Feigenbusch. Il gancio sinistro di Feigenbusch è andato a segno. Sì, un po' scosso De Carolis. Sta crescendo il pugile tedesco. Gli aveva poi passato un altro momentaccio, cos'era, nel quinto round, nel quarto round, è riuscito a rimanere in piedi su un destro terrificante di De Carolis. Il montante sinistro sotto, non lontano dalle zone del fegato, cercato da De Carolis. Destro di De Carolis che ha dato segno. Di prima intenzione. Ancora dentro il sinistro dritto, anche se solo appoggiato, non lo fa girare. Bravo De Carolis. E qui riesce a girarsi, a prendere lui per un attimo l'iniziativa. De Carolis però d'esperienza si rimette in giusta posizione. Ultimi 20 secondi del settimo round. Troppo largo questo destro, abbastanza telefonato di De Carolis. L'importante è che tenga lui l'iniziativa, lo sta facendo, e Feigenbusch non ha messo a segno dei colpi significativi in questa ripresa. Ultimissimi secondi, ancora uno scambio infuocato, un destro di Feigenbusch, ma anche poi il destro in replica di De Carolis, proprio insomma sul suono del gong. Si lamenta un po' il maestro Mattioli, insomma, che fa segno che gli ultimi colpi di Feigenbusch erano oltre il suono del gong. Ripresa insomma molto equilibrata. La ripresa più equilibrata di tutte. E rivediamo intanto qualcosa di questo round. Qui Feigenbusch con un buon destro deve raccogliersi, poi rischia anche sul successivo montante destro De Carolis, che però con grande orgoglio aveva poi subito replicato col calcio sinistro. Sentiamo l'angolo di De Carolis finalmente. Intelligenza adesso, ascolta, ascolta. Giuni Manella, lavora, devi essere un mio. Dai. Dai, Gioa. All'ultima palla due. Dicono di non fermarsi sui colpi. Ottavo e di tenere round. Lui l'iniziativa. Ottavo round che inizia in questo istante. Match insomma ancora lì, subito prova con il gancio destro. E De Carolis buono il diretto sinistro. Qui si era un attimo aperto Feigenbusch. Ancora insomma qualche lacuna in fase difensiva, si fa, come è anche successo quest'oggi, magari sorprendere Feigenbusch. È anche normale d'altra parte, insomma, a quest'età, fosse già perfetto pugilisticamente, insomma saremmo di fronte a, insomma, al nuovo Mayweather, al nuovo mostro della box mondiale. Però insomma per l'età che ha è molto bravo, insomma, con un grande fisico. Il destro cercato da De Carolis, se lo toglie di dosso Feigenbusch. Muove il diretto sinistro, attenzione, aveva scaricato il destro dalla media Feigenbusch, contenuto in qualche modo da De Carolis. Corto, a vuoto il montante di Feigenbusch. Lo tiene a distanza De Carolis, prova ad affondare un po' con il sinistro. Sta lavorando bene De Carolis con il diretto sinistro. E attenzione a Feigenbusch. Ancora il sinistro di De Carolis che è andato a segno. Che dà l'impressione di voler accelerare nella seconda parte del round. Molto fiscale l'arbitro che richiama
De Carolis per una gomitata. E naturalmente i fischi del pubblico per De Carolis. Insomma, siamo in casa di Feigenbutz nella sua Karlsruhe. E peraltro è la città natale di Regina Almich, insomma un mito della box femminile. La prima grande campionessa del pugilato tedesco al femminile. Eh sì, una delle sue tante cinture ce l'ha in casa proprio Vincent Feigenbutz, insomma gliel'ha donata Regina Almich, insomma, che ha avuto modo di conoscerla. Attenzione, il sinistro cercato dalle corde, poi riparte De Carolis, sinistro sotto, cerca di tenere contro l'angolo l'avversario, il destro dalla corta distanza ancora che entra per De Carolis. Sin qui colpi abbastanza isolati, peccato a vuoto De Carolis col sinistro, poi va però dall'altra parte col gancio destro, va parzialmente a segno. Cerca un ultimo affondo Feigenbutz, glielo nega De Carolis e se ne va in questo istante. Insomma, un'altra ripresa dove un attimino calato il ritmo, altra ripresa sul filo dell'equilibrio, insomma senza cose sensazionali. Sono quelle riprese che poi decidono il combattimento, perché sono talmente equilibrate che uno lo può giudicare in qualsiasi modo, anche perché a livello internazionale non si dà quasi mai una ripresa pari e quindi i giudici la danno a uno o all'altro. E vedremo. Qui di nuovo un attimo inquadrato De Carolis. Solo 10 secondi. Cerca di lavorare più rapido con gli ultimi 10 secondi. Ma. E levati. Non ti metti a fare quelle sgambellate. Purtroppo levati. Capito? Stai a un passo. Chiello se. Oh, Giovanni, devi sempre attaccare. Avete sentito? Stai a un passo così dal sogno, dicono dall'angolo De Carolis. Ancora. Il match è molto lungo ancora. Quattro riprese. Che sono le quattro riprese decisive, un match molto equilibrato. Siamo lì. Secondo me De Carolis è avanti di qualcosina, ma combattiamo in Germania. Non dimentichiamo, esatto. E vincere in Germania non è mai facile, devi vincere in maniera qualche volta chiara, devi stare nettissima. Sì, soprattutto insomma in caso, naturalmente il KO non ammette discussioni, non ammette insomma dubbi di sorta o interpretazioni, ma per vincere ai punti, insomma, narra la leggenda e non soltanto la leggenda, in realtà la storia. Talvolta in Germania si deve, tra virgolette, stravincere. Nono round. La Germania è una potenza a livello mondiale dal punto di vista pugilistico. Eh sì. Potenza economica. Attenzione al sinistro di Feigenbutz, che ha iniziato questo round con un piglio più aggressivo rispetto alle due riprese precedenti. Con il gancio sinistro dal largo ha provato De Carolis. Una cosa è sicura, che De Carolis non era una vittima predestinata, era completamente inesatta la quotazione che davano sì, i bookmakers. 10-1, no? 10-1. Prova a lavorare col sinistro, ma gli resta sotto De Carolis. Deve tenere il ritmo più alto del combattimento De Carolis. A piccoli passi, intanto viene adesso avanti Feigenbutz. Prova a muovere il diretto sinistro. Incrocio di diretti sinistri, match diventato insomma un po' più tattico. Qui trova modo di allungare anche il destro De Carolis. Adesso con Feigenbutz che si era buttato in caccia. Prova a liberare il gancio sinistro De Carolis, ma sui guantoni di Feigenbutz. Già oltre la metà del round 9. Deve riprendere l'iniziativa in mano Giovanni, perché queste riprese ho paura che se finiscono sul filo dell'equilibrio vengano girate dalla parte del pugile tedesco. E naturalmente, insomma, può esserci questo rischio. Qui si avvinghiano per un attimo i due, il destro dalla media distanza e avanzando per De Carolis. Qui a due mani di nuovo un altro destro dritto per linee interne da parte di De Carolis. Sembrano per la verità rispetto ai round iniziali adesso
meno carichi i colpi del pugile romano. Sono meno veloci. Sì. Prova ancora con l'aggancio destro, ma fa ancora bene a tempo a pararsi Feigenbutz, che sta provando da una parte e dall'altra. Ora con i ganci De Carolis, questo entra un po' di più. Prova ancora a incrociare col gancio destro di prima intenzione, stavolta a vuoto. Ultimissimi secondi. Buono ancora il destro contenuto, ma solo parzialmente da Feigenbutz. Insomma, altra ripresa come la numero 7, come la numero 8, piuttosto incerta, con un buon finale, ecco, questo sì, da parte di De Carolis. Qui la buona combinazione di due colpi, diretto sinistro e gancio destro, forse i più puliti del round per Feigenbutz. Questo sinistro, gancio sinistro di De Carolis finisce sui guantoni di Feigenbutz. È un'altra di quelle riprese, insomma, importanti, come dicevi in precedenza Alessandro, effettivamente interpretabili, e insomma vedremo. Nono round che dunque se ne va. Entriamo nelle tre riprese decisive, le tre riprese della realtà, che decideranno il combattimento. Un match molto equilibrato, un grande Giovanni De Carolis che è andato per tanti al di là delle aspettative. Siamo lì, chi dei due riesce a cambiare ulteriormente marcia, insomma, ad avere una sorta di sprint finale, a questo punto, insomma, fa suo il match. Vediamo, decimo e terz'ultimo round alla DEM Arena di Karlsruhe, c'è il tutto esaurito, 6.000 persone, tutte o quasi, per Vincent Feigenbutz. Adesso De Carolis deve diventare più pregiudicato, deve tentare il tutto per tutto. E ricordarsi di essere nella città del nemico, che è anche il campione. Deve convincere la giuria di meritare il verdetto, e lo deve fare in maniera convincente, con tre riprese eccezionali. Attenzione, prova con il destro lungo di prima intenzione Feigenbutz, poi qui tocca soltanto appoggiando col diretto sinistro. Un pochino più di fatica ad arrivare, ora di nuovo a due mani cerca di andare De Carolis, si chiude però Feigenbutz. Sicuramente il match più duro sin qui in carriera comunque per Vincent Feigenbutz. Intanto era arrivato in precedenza il gancio destro di De Carolis. Qui si è rincrociati diretti sinistri, ha un pochino più di velocità con le braccia in questa fase rispetto a De Carolis, il giovane tedesco. Viene richiamato l'angolo di De Carolis. Sì, sì. Ben oltre la metà del decimo round. Eh sì, c'è un po' di preoccupazione, forse si rendono conto che, insomma, bisogna fare qualcosa in più. Non si è fatto fregare intanto dal montante destro dell'avversario De Carolis, che poi di nuovo a braccio sciolto va con l'aggancio destro cercando anche di doppiare. Deve continuare l'azione dopo quel gancio destro, non deve fare il passo indietro. E attenzione al montante destro d'incontro, che forse un pochino è arrivato per Feigenbutz. Poi la reazione qui De Carolis spinge, insomma, anche un po' platealmente l'avversario. Siamo già ampiamente nell'ultimo minuto del match. Ancora col montante destro e grande velocità Feigenbutz, fortunatamente senza la giusta misura. A vuoto il col destro, poi col sinistro di un soffio, ancora a vuoto incrociando Feigenbutz, è andato De Carolis. Peccato che quel gancio sinistro poteva diventare molto pericoloso se andava a segno. Ultimi secondi e il carica il destro De Carolis. La serie di colpi di Feigenbutz, un ultimo sinistro anche per De Carolis, il suono del gong, ripresa di nuovo di una certa durezza, in particolare nella parte conclusiva. Rischiamo di ripeterci Alessandro, ma dal settimo round stiamo procedendo di round in round pressoché sul filo dell'equilibrio, con un pochino più, insomma, di forza probabilmente, di potenza e quindi magari anche di
efficacia complessiva però da parte di Feigenbutz. Questa ripresa secondo me il pugile tedesco se la giudica di strettissima misura. Undicesimo e penultimo round in vista alla DM Arena. Insomma, era partito alla grande. Ed adesso è sorridente, sì, è più tranquillo. Adesso queste sono le ultime due riprese, sono le due riprese della verità per Giovanni De Carolis. Deve lasciare gli ormeggi e tentare il possibile, tutto quello che ha dentro lo deve dare. Undicesimo e penultimo round, forza De Carolis alla DM Arena di Karlsruhe. Ci ha fatto davvero sperare grandemente, ma insomma non ci sentiamo ancora battuti. Ci abbiamo sperato tantissimo nel primo round, fulminato dal gancio destro di De Carolis Feigenbutz, è andato al tappeto, ripresa da 10-8. Poi però è riuscito insomma pian piano ad entrare bene nel match anche il tedesco. E poi De Carolis di nuovo, se non ero nel quarto round, con un altro micidiale gancio destro. Pensava, forse lo pensavamo anche noi, di aver messo al tappeto Feigenbutz, che è riuscito a tenere in qualche modo davvero un colpo micidiale. Sicuramente i momenti più difficili in questo combattimento li ha passati Feigenbutz. Andato al tappeto, è stato messo in grande difficoltà da Giovanni De Carolis. Poi dalla metà del match è cresciuto il pugile tedesco. Eh sì, li ha purtroppo ben superati, purtroppo insomma per tutti gli appassionati italiani che ci stanno seguendo da casa. Il destro intanto ben disteso e preciso per Feigenbutz. Cerca di reagire incrociando col sinistro De Carolis senza trovare il bersaglio. Col sinistro sotto cerca di reagire De Carolis, però adesso è sfuggente, scappa via. Sembra un po' più rapido Feigenbutz. Dalla corta distanza aveva provato il tedesco, poi il montante sinistro cercato da De Carolis. Lo tiene lì Feigenbutz per un attimo col diretto sinistro. Ricordiamo che un ragazzo di 20 anni, Feigenbutz, sta dimostrando, oltre a una grande solidità fisica, una grande forza morale e mentale. Ha superato dei momenti difficilissimi ed è riuscito a riemergere da un atterramento, e soprattutto la quarta ripresa ha preso veramente un colpo che terribile. Terribile, e l'ha sopportato benissimo. Insomma, il cuore che serve per affermarsi ai massimi livelli nel pugilato, Feigenbutz ce l'ha, e come. Destro di Feigenbutz, anche il sinistro. Gancio sinistro, la reazione poi generosa cercata da De Carolis, che ha però braccia adesso un po' più pesanti rispetto è più veloce adesso il pugile tedesco. Sì, entra insomma con un po' più di facilità. Gancio sinistro corto di Feigenbutz, ancora ha dato segno due volte col sinistro bene dalla corta distanza. Feigenbutz si è piegato per un attimo De Carolis, l'espressione un po' sofferente. Insomma, si legge più stanchezza ora nel volto di De Carolis rispetto a Feigenbutz. Gancio sinistro di De Carolis, ma subito diretto sinistro preciso in replica da parte di Feigenbutz. Destro di Feigenbutz, ha piegato le gambe De Carolis. È riuscito a tenerlo, ma in grande difficoltà. 10 secondi al termine del round. È il momento più difficile, montante destro terribile di Feigenbutz, è in difficoltà De Carolis. Allarga le gambe, riesce a mantenere in qualche modo l'equilibrio De Carolis. La ripresa è però sicuramente per Feigenbutz. È uscito fuori nel momento insomma più importante. Questa è una ripresa di fondamentale importanza nell'economia complessiva del match. A questo punto, aggiudicandosela, insomma, ipotizzo, potrebbe ora trovarsi lui in leggero vantaggio Feigenbutz. Per me questa ripresa è quella che Feigenbutz si è aggiudicato in maniera più chiara e ha preso il vantaggio. Sentiamo l'angolo intanto di De Carolis. Io in questo momento mi trovo con Feigenbutz avanti di 2 punti. Dodicesimo e ultimo round che sta dunque per iniziare alla DM Arena. Staremo a vedere cosa decideranno i giudici. Tutto in piedi il pubblico di Karlsruhe, che se l'è goduto, se l'è gustato questo match, che è stato bellissimo. In destro di Feigenbutz, inizio di dodicesima ripresa. Se l'è goduto il pubblico dal Palasport, se lo sta godendo il pubblico italiano dalla televisione. È un bellissimo combattimento.
una grande prestazione di Giovanni De Carolis. Certamente uno comunque dei suoi migliori match in carriera, ci prova sino all'ultimo, non va però a segno con l'aggancio sinistro. Si rende conto forse di essere indietro, capisce di essere lui De Carolis a dover, insomma, tentare il tutto per tutto. Viene ancora richiamato il maestro Mattioli. Eh sì, siamo insomma soli contro tutti alla DM Arena. Dai Giovanni, provaci in quest'ultima ripresa. Se n'è andato quasi il primo minuto, da lontano cerca di arrivare col suo destro lungo De Carolis. Ma Feigenbusch insomma è più rapido, è più attento, più presente ora rispetto al pugile romano. Prova a prenderlo nel vuoto con il destro, con tanta rabbia ma poca precisione. Destro di Feigenbusch. Qualunque sia il verdetto di questo combattimento, una cosa è sicura, Giovanni De Carolis esce gigantito dal palasport tedesco. Ha fatto un'ottima prestazione, ha dimostrato grande coraggio, grande personalità. Ci sta provando ancora insomma con dal largo con i ganci, ma Feigenbusch è attento adesso, insomma, si è chiuso bene ormai nella seconda parte del match, ha sistemato ecco la sua difesa, qui spinge in avanti, carica come un toro Feigenbusch, abituato insomma ad attaccare gli avversari dal primo secondo, a demolirli spesso insomma in poco tempo. Quest'oggi ha vissuto sicuramente la serata più tosta della sua carriera, qui schiva con abilità il gancio destro di De Carolis, poi non riesce lui a riproporsi, ancora De Carolis con pesantezza con il gancio destro. Sinistro di Feigenbusch che è andato a segno. Con molta velocità, c'è una certa differenza ora di energia tra i due a favore di Feigenbusch. E adesso ridacchia un po' in faccia a De Carolis, lo irride, lo invita a venire avanti. Buono il sinistro di De Carolis. 30 secondi alla conclusione del combattimento. Forza De Carolis, c'è bisogno insomma di 20 secondi alla fine del match. Di un ultimo buon assalto, ci ha provato il gancio sinistro, prevedibile, Feigenbusch era subito molto lontano. Ancora col montante sinistro dalla corta distanza Feigenbusch. Bravo il tedesco, il sinistro qui dalla corta distanza prima dell'intervento gancio dell'arbitro. Gancio sinistro di Feigenbusch prima che suoni il gong. Termina il match in questo istante. Grandissima prestazione di Giovanni De Carolis. Bravo, bravo comunque Giovanni De Carolis. Qualunque sia il verdetto, Giovanni De Carolis merita l'applauso di tutto il pubblico italiano per la grandissima prestazione che ha fatto vedere questa sera. Secondo il mio parere, di stretta misura ha vinto il pugile tedesco. Siamo stati vicini alla vittoria, soprattutto alla prima e alla quarta ripresa. Ha messo De Carolis in grandissima difficoltà Feigenbusch, che gli ha fatto vedere i sorci verdi. Comunque sì. Alla fine del match io mi ritrovo con un leggero vantaggio per il pugile tedesco. Insomma, la prima delle due svolte del match credo che sia stato il quarto round, quel gancio destro micidiale che di De Carolis che Feigenbusch è riuscito a tenere, sarebbe stato il secondo atterramento, avrebbe a quel punto insomma incrementato il vantaggio che probabilmente a quel punto aveva De Carolis, e chissà Feigenbusch si sarebbe potuto scoraggiare insomma, o comunque disunire un po' dal punto di vista nervoso. Aver tenuto su quel colpo credo che poi insomma lo abbia galvanizzato, e soprattutto a partire dal quinto sesto round è direi decisamente costantemente salito di tono di Feigenbusch. Questo si può dire, mi pare Alessandro, che abbia lui finito meglio il match rispetto a De Carolis, sia dal punto di vista pugilistico che atletico. Ha fatto meglio le ultime riprese. È un Feigenbusch che ha dimostrato di essere molto forte fisicamente, di essere in possesso di un pugno molto importante. È un De Carolis che, come avevo detto in precedenza, e nel pieno della maturità, ha meritato questa occasione mondiale, se l'è giocata nel migliore dei modi, è stato
vicinissimo a cogliere un risultato sbalorditivo mettendo per terra l'avversario. Adesso la parola passa ai giudici. Naturalmente, ecco, al di là del verdetto, dopo una performance di questo livello, magari Giovanni De Carolis può venire preso in considerazione per il titolo europeo dei pesi supermedi, insomma. Staremo a vedere, sono convinto anch'io, insomma, Alessandro, come te, che molto più di me, insomma, hai esperienza di pugilato, che comunque una prestazione del genere di fronte a questa platea. Il match veniva trasmesso anche dalla TV tedesca, va, insomma, sottolineato, lo hanno visto in tanti in Germania, De Carolis, anche in Italia lo hanno visto tanti addetti ai lavori, e credo che siamo pronti alla lettura del verdetto. Una gran bella figura. Siamo dunque al momento del verdetto. L'arbitro che fa i complimenti a due. Allora, sentiamo. Willkommen zur Urteilsverkündung. Erki Meronen wertete 115 zu 113. 115 a 113. Murata Garcia wertete 114 zu 113. 114 a 113. Wertete 115 zu 113. 115 a 113. And still. Si conferma. Si conferma campione del mondo ad interim per la sigla WBA, Vincent Feigenbusch. Hai visto, Alessandri, due punti. È il cartellino che avevo io, un 115 a 113 a favore del pugile tedesco, un verdetto secondo il mio parere giusto. E sta l'amarezza a caldo di De Carolis, assolutamente, insomma, dopo un match si è nervosi, sa di aver fatto un grandissimo match, e comunque lo dicono anche i numeri, non ci è andato per niente lontano dalla vittoria. È andato vicinissimo alla vittoria, certo, al rimpianto, perché ha fatto passare quei due momenti difficilissimi a Feigenbusch, però nella seconda parte del match il pugile tedesco è riuscito a imporre la sua forza fisica, ha messo a segno dei colpi importanti e secondo me ha vinto il match di stretta misura. Effettivamente ci può stare, insomma, un verdetto quantomeno, ecco, non generoso, non troppo casalingo, e si poteva anche temere qualcosa del genere. Insomma, sembra poterci stare questa vittoria di Vincent Feigenbusch. Certo è che mai aveva sofferto come questa sera sul ring il ventenne tedesco. Ribadisco che queste sconfitte valgono una vittoria. Giovanni De Carolis è ingigantito dalla trasferta tedesca, speriamo che abbia un'occasione europea casomai da giocarsi in Italia, e la dimostrazione che i pugili italiani con grandissima difficoltà economica, organizzativa, di sponsorizzazioni, però fanno i salti mortali e riescono a essere competitivi, e questo è molto importante. E allora stiamo per chiudere, è stata una grande serata di pugilato, è stato un grande Giovanni De Carolis. A freddo magari passerà l'amarezza, riguarderà il suo match e capirà di aver comunque fatto un grande match Giovanni. L'appuntamento con la grande notte della box va a sabato prossimo, daremo spazio, come di tanto in tanto facciamo, alla box d'oltreoceano dagli States per una grande serata con l'illuminata regia del grande Bob Arum. Peccato per De Carolis, ma è stata una grande notte della box, davvero come ogni sabato su DJ TV. Appuntamento a sabato prossimo, un saluto a tutti da Fabio Panchetti e Alessandro Duran. La più cordiale buonanotte.